Ma come cominciamo bene noi le giornate? Nessuno. Buongiorno ragazzi. Buongiorno belli. Una nuova giornata londinese. Io direi di cominciare con una sana e robusta colazione. Andiamo ragazzi da Egg Break. Andiamo a mangiare due uova. Due di numero, eh? Solo due. Allora, io ho ordinato due toast fritti nel burro. Fritti. Con cheddar cheese fuso, bacon e questa cascata di parmigiano. Che soprattutto non so come mangiare, ma quanto è buono. Pure Anna ha ordinato due cose molto fighe. Sono due uova in camicia, immesse in una piscina di yogurt greco. E una salsa rossa che non so cosa sia. E il pane fritto che non si nega a nessuno. Ovviamente noi facciamo subito Anna, perché non è una youtuber. Questa parte a mangiare, cioè non è che aspetta come facciamo noi. Questa mangia. Come può non essere buono? Che c'è qua che non può essere buono? È tutto buono. È cianciosissimo. Buono. Io ho ordinato le poached eggs con il salmone. Ormai Fabrizio mi ha abituato a delle buonissime poached eggs. Andate a vedere la puntata sul nostro brunch nella playlist Cuciniamo. Vediamo se queste competono con quelle di Fabrizio. E si comincia la giornata in maniera fitness. Reso conto di Egg Break? Mamma mia, buono. Santino, sì. Ma buonissimo. E la colazione che t'ammazza. Però madonna ragazzi, buona. Per la gioia di Fabrizio, adesso lo porto a fare un po' di shopping. Compra un cappello. Non è vero, non ha comprato solo un cappello. Un sovrissimo cappello. Ha comprato un cappello e tre maglie. No, perché io compro. Io non ho comprato niente. Io compro le cose solo se sono utili. Non è vero, le maglie di Natale, non è vero. Beh, niente. La maglia di Natale è utile a Natale. Si deve andare al pranzo di Natale. Allora, colui che si lamentava è l'unico che ha comprato qualcosa. Ma fai vedere. Eh? Ciao. La suocera mi passa pure la camicia. Ma questa non la volevo far vedere, ecco, vabbè. Comunque, i calzini di SpongeBob. Non li volevo far vedere i calzini di SpongeBob. Questi sono per il mio nipotino, non sono per me. È che porta 47 il mio nipotino. Colui che non voleva entrarci ha trovato un sacco di cosine. Quindi se state in su e in giù per Oxford Street, io vi consiglio di entrare qui dentro a vedere un sacco di roba carina. Comunque è un normalissimo negozio. Maschi all'ascolto. Non è vero. Aspetta, una cosa importante per i maschi. Ci sono dei fantastici gradini dove sedersi qua fuori, in attesa che comprate quello che vi ho fatto vedere io in 20 minuti e le donne ci mettono un'ora in più per comprare di meno, così voi vi sedete qua fuori e aspettate. Ma secondo voi potevamo non portarvi ad assaggiare un po' di fish and chips insieme a noi? Direi proprio di no. Ale ha fatto tantissime ricerche sul miglior fish and chips di Londra, è una questione abbastanza dibattuta. Sì, ce ne sono tanti, ce ne sono diversi buoni, è difficile sbagliare, però da nostalgica quale sono abbiamo scelto. Sei andata sulla tradizione. Storico, quello storico, sì. Uno di quegli storici qui a Londra è Poppis. Il signore che ha aperto Poppis ha cominciato a fare i fish and chips a 11 anni. E avvolgeva i fish and chips dentro ai fogli di giornale del Daily Mirror. Nel 1952 ha aperto il suo primo ristorante, adesso a Londra e dintorni ce ne sono diversi di Poppis. Quello dove siamo noi adesso non mi ricordo esattamente come si chiama, ma è quello di Piccadilly praticamente, per capirci. Andiamo a vedere come si mangia da Poppis. È arrivato un piccolissimo fish. Metto il coltello, ecco, per far vedere la dimensione di questa bestia. Questo è un haddock.
che la prof mi dice in italiano si traduce con eglefino, una specie di merluzzo. Io e Anna abbiamo preso due varianti, il mio con l'eglefino, mentre Anna ha preso quello col merluzzo, con il cod. Anna ovviamente è già partita. Com'è il tuo, è buono? Buonissimo, ecco. Molto delicato, il sapore è buonissimo. Ha cominciato a favore le descrizioni da youtuber, capito? Ma lei quelle sa le cose? Sì, ecco, appunto, questo pranzo assume una valenza maggiore stando con Anna, perché lei queste cose le ha mangiate da piccola in Canada. Se Anna dice che è buono, è buono. Ancora lo avvolgevano con la carta del giornale. Con la carta del giornale, come faceva il fondatore di Popes. Vabbè, non lo mangio perché mi si raffredda. Ho le lacrime perché mi sono ustionato orribilmente. Ma è buonissimo, la pastella è fatta benissimo. Dentro il pesce è buono, ragazzi, freschissimo. Che alla fine queste sono le due cose che ci vogliono per fare un buon fish and chips: la pastella fatta bene, fritta bene, e il pesce fresco dentro. Veramente buono. Adesso questa, la maniera di condirlo dovrebbe essere con la salsa tartara, che qua da Poppis trovate già in scatolata nei barattoli personalizzati. Ma questo non è solo fish, è fish and chips. È come insegna i locals, le patatine si condiscono con l'aceto. Vado, patatine. Ale, ragazzi, c'è una fame che voi non potete immaginare. A me piace di più col ketchup, con la maionese. Però siamo in Inghilterra, mangiamo patatine aceto, che sono buone. Non so, un cazzotto in occhio. A me è arrivata fish cake. E la fish cake è una delle cose più tradizionali che potete mangiare in Inghilterra. Già so che è fighissima, vi faccio sentire il rumore. E lei, guarda, meraviglia. Tanto la provo così, naturo. Questi piatti ovviamente sono anche piatti tradizionali canadesi, gli inglesi lì sono andati, quindi mi ricordano tanto quando ero piccola. E questo pesce è freschissimo, anche qua farle ragione, anche nella fish cake è freschissimo. Anche nella fish cake è notoriamente insidiosa. Esatto, e magari saranno anche parti meno nobili, però sono comunque freschi questi pezzi, quindi bravo po'. Pur essendo un posto molto famoso, dal 1952 ad oggi è rimasto ancora un posto di qualità. Se volete essere dei puristi del fish and chips, dovreste ordinare quello con l'haddock, perché anche a detta della sua suocera qui, che se ne intende, il vero sapore del fish chips è quello dell'haddock. L'haddock però è un po' più pescioso. Se vi piace un sapore più delicato, prendete quello che ha ordinato Anna, che è il cod, il merluzzo, che tanto è buono da paura, abbiamo fatto gli assaggi incrociati. Io vorrei far notare che io e Alessia non abbiamo preso nient'altro. Invece questa signora qua, guarda, no, in qua. Ha ordinato l'apple pie. In tre. Sì, in tre, no, mostra che fai i pezzi in tre per la telecamera, perché dopo quando Alessia spegne te mangi tutto tu. Con il gelato alla vaniglia, che non si trova in Italia. Questo è uno dei suoi più grandi rimpianti. Lei tornerebbe in Canada solo perché non si trovano le pie della sua infanzia, che sono. È la ricerca della pie perfetta nel mondo, proprio come la figlia. Quindi è un duro lavoro, ragazzi, essere il marito e il genere di queste due, ma qualcuno le porta a mangiare. Che vogliamo fare? Le vogliamo lasciare così alla ghiaccio? Intanto questa magna qua si è ferma là. Mi sembra di capire che è buona, perché è sì, come spazio. Allora, cara Ale, devo dire che hai scelto veramente bene. Modestamente. Il marito, dicevo io. Brava, hai scelto bene il marito, brava. E nonostante questo posto ormai è diventato abbastanza inflazionato, non è un posto turistico nel senso brutto del termine. Abbiamo mangiato un fish and chips che io non mangiavo da anni. E se Anna certifica che è quello che mangiava da bambina, vale la fama che ha. Vale la fame che aveva Alessia. Hai placato un pochino la tua fame? Sei... Un po'. Andiamo a mangiare un'altra cosetta? Sì, andrei. Ragazzi, qua è dura. A due metri da Poppis c'è un altro posto che Ale aveva puntato dall'Italia, che si chiama Criss Cross Croissant. E indovinate un po', ai croissant. Faccio notare subito la comodità delle sedie qui dentro, che le signore sono sulla panca, mentre io ho capitato questa cosa che sembra di cemento, invece ha la consistenza della sedia quella di Fantozzi, come vedete. È a suo agio? Sì. Eh? Oh, molto. Oh. Allora. È comodissimo, veramente è una gioia stare seduto qui. Io ho preso un croissant cocco mango e frutto della passione. Ale ha preso il lampone cioccolato e ovviamente Anna sta già azzannando il suo banoffee peanut butter, quindi burro d'arachidi, banana e toffee. Una crema di passion fruit, sta benissimo con la copertura di cocco. E qua c'è anche il gel di mango. Cioccolato e lampone.
La sfoglia è sfogliata molto bene. Il cioccolato è buonissimo. Wow, che cos'è? Ma quella? Mi piace che non l'hanno zuccherato troppo, è rimasta l'acidità del lampone che sta benissimo con questo cioccolato. Top. E quello è quel che è rimasto. Perché lo devo far provare a voi, altrimenti lo finisco subito. Allora ragazzi, non seguite nessuno dei consigli che vi abbiamo dato finora, che se voi andate da Poppis poi si innesca tutta una catena di posti che stanno a 3 metri l'uno dall'altro, che vi porterà pure qua da Metri Shu. Quindi almeno voi salvatevi, non venite qua, non fate come noi, cioè non fate come me. Voi sapete, sono un salutista, sono un wellness, un fitness, preda di queste due che mi stanno costringendo, voglio che rimanga nel video, contro la mia volontà, ad andare al terzo posto in 10 metri a mangiare un'altra cosa. Mo ci siamo alzati da... Infatti una faccia tristissima, ti brillano gli occhi quando sei preso. Che mi hanno picchiato, queste sono le lacrime da sevizie. Vai, vai, andiamo a comprare, vai, vai, su. Dai, muovici porto, vai. Dai, su. Ah, aspetta, ma che si mangia qua a Metri Shu? Dei bignè allungati, ripieni con la bontà del Signore dentro, adesso vedrete. Allora, non siamo andati da Tiffany, però questo piccolo box vale 18 sterline, quindi tipo 20 euro. Però ragazzi, guardarli sono veramente... gioielli. Che gusti abbiamo preso? Caramello e burro salato, lampone e meraviglia di nocciola. Ci hanno regalato anche un piccolo bignè, adesso vedremo di che cosa è ripieno. Sì, ci manca pure che ci regalano le robe qua. Sì. Com'è? Ha sgranato gli occhi come faccio io di solito. Sì, buono. Questa cosa che sgrana gli occhi è di famiglia. Buono. Cioè, guardate com'è laccato il mio, sembra vernice. Molto buono. Ma la vera domanda è, vale 6 sterline? No. Ma quindi lo consigliamo sto posto, no? Sì, sì, lo consigliamo, è molto buono. Però se avete termini di paragone più elevati, tipo Parigi, ovviamente vi sembrerà meno buono, ma è buonissimo, non è che sto a dire che fa schifo. È buono. Io siccome sono quello ricco dei tre, ho preso quello con la foglia d'oro, capito? Ovviamente è caramello salato. Ah, questo è solo poggiato sopra. Allora, il ripieno è spaziale. Confermo la teoria della mia collega sulla pasta del bignè. Ne abbiamo mangiate di migliori, ma su queste cose qua, sulla roba francese, ragazzi, siamo veramente picky, come direbbe la mia suocera, cioè siamo dei rompipalle. Sì, picky si traduce, tu mi insegni. Tu lo dici proprio a lezione, quando spieghi agli studenti, picky si traduce con rompipalle. Lo dice. Esigenze. Io pensavo rompipalle. Perché abbiamo girato mezza Francia? Solo per quello, se no è veramente buono. Voleste togliervi uno sfizio di una pasticceria di alto livello senza andare all'estero, vi consigliamo di riguardarvi l'episodio che abbiamo girato a Roma, c'è una pasticceria francese dove fanno della roba veramente quasi ai livelli di Parigi. Allora, se siete amanti del caffè o del tè come noi, vi consigliamo, per puro caso abbiamo scoperto questo posto che si chiama The Algerian Coffee Store e sta proprio di fronte a Metri Shu. Hanno un miliardo di tipi diversi di caffè e di tè, tra cui anche alcuni veramente fighi. Io qua vedo Kopi Luwak. Se non sapete cos'è il Kopi Luwak, googlatelo, perché se ve lo spiego non ci crederete mai. Hanno il Jamaica Blue Mountain, che io e Ale una volta abbiamo assaggiato, uno dei caffè migliore del anche mondo. Il Kopi Luwak abbiamo assaggiato. Ah, abbiamo assaggiato pure il Kopi Luwak. C'è anche lo Wewe Tenango, un altro caffè molto buono che abbiamo provato. E un miliardo di tipi di caffè che non ho mai sentito nominare e mi piacerebbe molto comprare. Se volete cedere alla tentazione, venite a fare un giro a Algerian Coffee Shop.